Allora ragazzi, premetto che i miei giudizi sono solo ed esclusivamente per la partita che ho visto adesso e non saranno, diciamo, una previsione della stagione che farà il Milan. Però, lo ammetto in tutta sincerità, questa partita non mi è piaciuta. Il Milan ha fatto quello che doveva fare, e cioè segnare fuori casa, vincere fuori casa e soprattutto non subire gol. Però considerando il risultato striminzito di 1-0 e considerando che comunque i padroni di casa hanno avuto delle buone occasioni, non so quanto possano essere soddisfatti i tifosi del Milan. Ci sono tutte, diciamo, le giustificazioni del caso: mancavano tanti giocatori, c'erano molte riserve e ancora siamo presto perché siamo a metà luglio, eccetera, eccetera. Però lo ammetto, la manovra di gioco del Milan, almeno in questa partita, non mi ha entusiasmato particolarmente. Soprattutto in difesa, ho visto degli errori che non dovrebbe fare una squadra come Milan e che avrebbero potuto portare al gol del pareggio, evitato perché il Cracovia, con tutto il rispetto, non mi sembra una squadra particolarmente clamorosa. Se devo dire i migliori in campo, sicuramente Musacchio, e che sì, Musacchio, perché ha chiuso ogni sortita offensiva ed è stato nella difesa, secondo me, mediocre, uno dei migliori, anzi senza dubbio il migliore. Mentre invece che sì, è stato un vero e proprio muro a centrocampo, ha fatto tante belle giocate, si è districato tra i giocatori avversari, non ha mai perso la concentrazione e si è dimostrato agli stessi livelli della scorsa stagione. Il Milan comunque ha vinto per 1-0 grazie a un gol, l'ennesimo, considerando anche le amichevoli di Ricardo Rodriguez, il terzino sinistro proveniente dal Wolfsburg, che ha segnato, diciamo, tra virgolette, in modo fortuito, perché ha messo la palla in mezzo da una punizione angolare. Nessuno l'ha toccata, molti sono andati verso la traiettoria e questo ha permesso al portiere di non capire la traiettoria e quindi di far entrare la palla in rete. È stato comunque un bel tiro di Rodriguez e si vede che un po' l'ha cercato, non è stato un vero e proprio cross, ha fatto un bel tiro potente angolato, però il fatto che molti sono andati verso la palla senza toccarla in alcun modo ha messo in confusione il portiere e ha portato quindi al gol. Poi ci sono state altre occasioni, però diciamo che davanti soprattutto ho visto giocatori molto sottotono, sia André Silva che Borini, non mi sono molto piaciuti, sono visti un po' troppo confusi in aria, che hanno voluto comunque cercare la giocata buona, non è che non hanno fatto niente, però quello che hanno provato a fare non gli è quasi mai riuscito. Poi, a parlare un pochino anche dell'arbitraggio, vuol dire che secondo me non è stato tutta questa gran cosa. Ci sono state alcune occasioni che avrebbe dovuto lasciar correre e invece ha fischiato invece di far continuare l'azione, alcuni falli che per me c'erano non li ha fischiati. Diciamo che l'arbitro non ha fatto bene il suo lavoro. Però comunque, tornando sul discorso della partita, non è stato uno spettacolo emozionante, lo ripeto ancora una volta, però ci può anche stare. Milan ha messo tante riserve, secondo me con questa partita ha valutato quali riserve meritano di rimanere Milan e quali invece meritano di andarsene via, e secondo me, considerando quello che hanno fatto finora, qualche riserva di quelle che ho visto almeno in campo non merita di vestire la maglia del Milan. Questo è, diciamo, il problema che almeno per questa stagione ci sarà per il Milan, perché hanno speso tanto per i titolari, però le riserve, soprattutto da quello che ho visto adesso, non mi sono sembrate allo stesso livello dei titolari. Anzi, devono ancora trovare molto la forma e alcuni giocatori proprio di livello tecnico non mi sembrano così fantastici. La vittoria del Milan è comunque meritata perché il Cracovia ha avuto le sue occasioni, ma mi è sembrato sempre un po' al di sotto a livello del Milan. Ci hanno comunque provato, quindi voglio fare i complimenti alla squadra di casa che, nonostante il livello inferiore, hanno dato il tutto e per tutto. Però, nonostante questo, lo ripeto, per me il Milan ha meritato di vincere, fermo restando che serviranno partite migliori per stare ai vertici del campionato italiano. Io do per scontato che il Milan ormai sia quasi matematicamente qualificato, perché non mi immagino un Cracovia che vince 2-0 al San Siro, poi tutto può succedere. Però comunque, da questa partita il Milan deve andare avanti sempre in miglioramento per sperare di stare ai vertici del nostro campionato. Quindi alcuni giocatori hanno fatto bene, altri male, però alla fine la vittoria è stata meritata. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Cracovia Milan 0-1. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!